Ragioniamo sulle trasformazioni di energia. Il carrello all'inizio, posizione A, ha 288 millijoule di energia cinetica. Alla fine, quando arriva in posizione C, li ha persi tutti. Una parte di questi 288 millijoule sono diventati energia elastica e li ha accumulati la molla, ma la maggior parte sono andati in calore, cioè 216 millijoule sono diventati energia termica. Noi sappiamo che l'energia in transito è il lavoro. Energia in transito vuol dire quei joule di energia che cambiano forma, che cambiano padrone. Qui abbiamo due trasformazioni di energia. Abbiamo 72 millijoule che passano dalla forma di energia cinetica alla forma di energia potenziale elastica della molla. E poi abbiamo questi 216 millijoule che passano dalla forma cinetica alla forma termica, cioè in calore. Quindi vuol dire che due trasformazioni di energia vuol dire che ci sono due forze che hanno fatto lavoro. Cioè ci sono due lavori, perché il lavoro è energia in transito, quindi abbiamo 72 millijoule di energia che hanno transitato da una forma a un'altra e quindi c'è una forza che ha fatto questo lavoro ed è la forza elastica. Infatti questi 72 millijoule sono di energia potenziale elastica, quindi la molla ha fatto un lavoro di 72 millijoule. Anzi, per essere più precisi, è un lavoro resistente, meno 72 millijoule. Lavoro resistente perché mentre il carrello si spostava a destra tra B e C, la molla lo spingeva a sinistra. E poi abbiamo 216 millijoule che sono diventati energia termica e questi corrispondono al lavoro fatto dalla forza d'attrito. Quindi questi 216 millijoule che hanno cambiato forma di energia da cinetica a termica sono anche loro energia in transito e sono il lavoro dell'attrito. Più precisamente l'attrito ha fatto un lavoro di meno 216 millijoule perché anche l'attrito fa un lavoro resistente come sempre, perché il carrello si sposta da A a C verso destra e l'attrito, la forza d'attrito lo ostacola, quindi è rivolta a sinistra. Notiamo che il lavoro che fa la molla si poteva anche calcolare come differenza tra le energie potenziali elastiche, cioè l'energia potenziale elastica della molla all'inizio B meno l'energia potenziale elastica della molla alla fine C, quindi UB meno UC, o meglio energia elastica in B, 0, meno energia elastica in C, quindi meno 72 millijoule, 0 meno 72 millijoule. E ricordiamo che sarebbe sbagliato utilizzare per calcolare questo lavoro della molla la formula forza elastica per spostamento per il coseno dell'angolo alfa. Sarebbe sbagliato perché la forza elastica non è una forza costante, è invece una forza che diventa sempre più intensa man mano che progressivamente la molla si accorcia. Quindi mai calcolare il lavoro della molla con la formula forza elastica per spostamento per il coseno dell'angolo, ma l'unico modo per calcolare il lavoro che fa la molla è quello di fare la sottrazione dell'energia elastica della molla prima e dopo.